Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Allora, oggi non stiamo facendo nessuna missione. Io stavo andando a cercare semplicemente l'ultimo osservatorio, ma mi sono imbattuto in quello che sembra qualcosa di prezioso. Quindi per ora lasciamo stare il... come si chiama? L'osservatorio. Ma questo tizio mi becca? Sì, mi becca. Cavacca. Preso. Preso. Porca troia, che cazzo è? Minchia. Sono tantissime. Dopo questa scoperta andremo a fare una missioncina secondaria. Preso. E vaffanculo. Devi morire. E muori. Ce n'è un altro. Bisogna solo capire dov'è. Sento il ruggito. Attenzione, questa è una bomba. Maledetti inseguitori. Vede, sento qualcuno, però non lo vedo. Ci siamo. Eccolo. E crepa. Preso. Andiamo a ucciderlo, andiamo a ucciderlo. Toh. Dove va a cagare? Recuperiamo un po' di roba. Però qui ci sono ancora i costi degli inseguitori. Non è che c'è qualcun altro. Boh. Scusate. Arriva qualcuno? No. E allora sono... i flares di quelli morti. Vediamo se alzando questo si arriva qualcuno. No, niente. Possiamo proseguire anche abbastanza tranquillamente. Recuperiamo un po' di legno crinale. No, vabbè, dai ragazzi, non c'è pericolo. Sono simpatiche pure ste cose. Va bene. Andiamo avanti. Riproduciamo le frecce. Sì, vabbè, fischia quanto vuoi. Non c'è nessuno. C'è un cinghiale. Preso. C'è anche dell'erba medicinale. Raccogliamo tutto. Ok. Dobbiamo arrampicarci, credo. Eccoci qua. Raccogliamo l'ultima cosa medicinale. Dai Aloy, vai così. Hai scoperto Falò. Dove cazzo sta? Ah, sta qui. Damose. Sì, ma ci stiamo allontanando dal punto dove dobbiamo arrivare, forse. Vabbè. Queste macchine sembrano territoriali. Che cosa ci sarà in questo posto? Quali macchine? Cioè, sento il rumore. Ah, sono smerigli. Sono lì appollaiati. Intanto salviamo. Neve. Di certo non si sta facendo più caldo. Ok. Di salvare abbiamo salvato. Vediamo se becco. Preso. Becco.
Beccato di nuovo, però ci ha beccato anche lui. E che cazzo, non riesco a beccare la sacca di gelo, eh? Minchia, erano solo in tre, ora sono diventati una decina. Compreso un razziatore. E le vedette. Uno è andato. Allora, dobbiamo toglierci innanzitutto gli smerigli. E vaffanculo. Cazzo, razziatore. Preso. Preso. Non è mancato. Sottosti. Momento, via. Ti tolgo il cannone, ti tolgo il cannone, ti tolgo il cannone. Il cannone voglio, grazie, gentilissimo. È pesante. Cazzo, mi stava per colpire. Au. Ce n'è un altro. E vai, chi altro mi deve colpire? Tu adesso muori. Ok, è morto anche l'altro razziatore. Niente munizioni, via, 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 via. Togliamogli l'altro cannone pure a lui. Aia. Preso. Se facessimo l'override... Vaffanculo, puttana. E vaffanculo. Dove sta sto smeriglio di merda? Vieni qui, vieni. Ti faccio una bella festa. E vai a cagare, vai. Oh, 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 attenzione, ce n'è un altro. Preso. Oh, è morto pure lui. La fortuna è dalla mia parte. Dovrebbe essere finito. Ci curiamo, ci creiamo le frecce. Ok, proseguiamo. Legno crinale, ci serve sempre. Legno crinale. Le cure proprio ora ci servono. Frammenti metallo. Altro legno. Legno non basta mai, 2113, però forse adesso siamo un po' troppo avidi. Ci stiamo arrampicando verso la vetta della montagna, ragazzi. Non so dove andremo, onestamente. Non so dove ci porterà questo percorso. Filmato. Facca puttana, la vista in pesta. Togliamogli innanzitutto il coso da cui spara. Niente, non l'ho beccato. Solo che stavolta è decisamente peggio degli scroveri del mondo. Attenzione, andiamo via. Oh! No, l'ho ciccato di nuovo. Preso. Perché gli tolgo così poco? Sì, a 20 alla volta sto andando. Via, 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 via. Ti prendo la coda. Cazzo, sta facendo lo schianto. Via, 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 andiamo via, andiamo via, andiamo via. Di un niente. Aia.
No, 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 questa è forte, questa cosa è forte. Preso. 83, grande, di nuovo, 42 però. Non gli faccio un cazzo, cazzo, sono imbottigliato. Ma perché stavo usando le frecce normali? Ecco perché non gli facevo una sega. Minchia, che botto assurdo. Dai, curati. No, non cadere. Bello. E queste sono frecce. Altro componente rimosso. Liscio. Preso. Provaci di nuovo. Dai. Mancato. Cazzo, sono in acqua. Via, 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 via. Forse mi sono salvato a culo. Aia, stavolta no. Bombardamento. Preso, cazzo, componente rimossa finalmente. Addio elettricità. Sta schiantando, sta schiantando. Raccogliamo l'erba, via. Si sente quando sta arrivando. Oh, che botto. Mi ha tirato una lata. Gli ho tolto quasi tutti i razzi. Frammento di metallo, già che ci siamo. Ma dai, liscio. L'ho preso nell'occhio adesso. Preso! No, stavolta no. Se vola è difficile prendergli quelle parti. A meno che... Preso. Preso. Dai, a mitraglia, raga. E a terra. Questo gli ha fatto male. Eh sì. Muori. Che sta facendo? È morta. Cosa ci faceva una macchina del genere quassù? Tiene lontano la gente come me da qualcosa. Spero che ce ne fosse soltanto uno. Siamo quasi arrivati all'ultimo osservatorio, ragazzi. Ve lo faccio vedere perché dovrebbe essere quello più importante. Anche perché siamo in una specie di tempio. Non lo so che cosa sia. Guardate qua. Casino, giorno 10. È qui che ho scoperto che il mondo stava per finire. La seconda apocalisse in un anno. Quindi qua c'era un'antica costruzione. Mi sono distrutto. Però al momento non vi possiamo accedere. O meglio, secondo me è sconsigliato accedervi. Proseguiamo nel nostro cammino, vediamo che cos'altro abbiamo. Quindi andiamo qui, vediamo che cosa c'è. Potrebbero esserci delle rovine da scoprire. Però non ne sono sicuro. Erbe medicinali ci servono come il pane, ragazzi, dopo sto scontro. Altra erba medicinale. Legno crinale lo lasciamo un attimo stare. Altra erba medicinale. Attenzione, questo posto è pieno di erba medicinale. Lo terremo in conto se ne avessimo bisogno in futuro. La tempesta è cessata.
Madonna, che cazzo è? Ma che diavolo? È una rovina, ragazzi, però io eviterei di entrarci, onestamente, perché sembra che faccia parte della storia. Andiamo avanti nella nostra storia, ragazzi. Rieccoci in diretta, ragazzi. Stiamo per andare a Tramonto per una delle nostre missioni secondarie. Purtroppo non potevamo fare il viaggio veloce direttamente al falò, dove è situata la posizione. Non puoi entrare senza un... Ah, ok. Ok, ok, ok. Devo mettermi travestimento. Ok. Carino. Il cibo arriva dalla regina madre Nasadi, piccoli. Sua Altezza sa che sono tempi duri. E quando può aiuta. Mangiate, ma portatene un po' a casa, se ce l'avete. Girano alcune voci su di te. Cavalchi macchine, hai una bella lancia, delle lentiggini adorabili. Sì, infatti. Qualcuno dice perfino che hai una coscienza. Straordinario. Chi sei? È evidente che tu non sia dei Cargia delle Ombre. Mi chiamo Vanessa. Per ora ti basti sapere che sono un sussurro di ragione in questo posto di profonda follia. Ottimo. Beh? So come ci si sente. Stava parlando, ma non stava parlando. Così come Utid. È un bravo uomo e i Cargia delle Ombre lo vogliono morto. Ho indagato un po' e credo che vada al Picco Verde. Quei mercenari non ci metteranno molto a trovarlo. Gli servirà aiuto. Se tu sei disposta. Chi sei innanzitutto? Smettila di essere vaga e dimmi chi sei realmente. Smetterla di essere vaga? Tanto vale chiedermi di non essere affascinante. È impossibile, ma mi piaci, quindi ti dirò un segreto. Ho amici a Meridiana e mi piace aiutarli quando posso. Utid gli farebbe comodo se sopravvivesse. Perché aiutare Utid? Come sai che Utid è innocente? Sono brava con le indagini. Sfama gli orfani con le sue razioni e punisce personalmente chiunque se la prenda con anziani e infermi. L'idea che possa cercare di uccidere Itamen è ridicola. Avrà causato qualche problema al sacerdozio. Altrimenti Bahavas non rischierebbe di condannare a morte un uomo così stimato. Perché pensi sia sul Picco Verde? Sa che verrà ricercato. Quindi gli serve un nascondiglio familiare e difendibile. Una volta ha respinto da solo un intero clan di banditi su quelle pendici, ripiegherà su quello che ha già funzionato una volta. E va bene. Farò il possibile per Utid. Ma tu, invece? Ma io cosa? Che farai mentre rischio la vita? Cose utili, piccola cacciatrice. Cerca tre alberi morti a est di Tramonto. Lì si trova Picco Verde. Auguri. E va bene, allora... Questa che è? Raggiungi tre alberi morti. No, questo lo togliamo perché non ci serve più. In realtà, ragazzi, avevo una mezza idea di fare il calderone, però lo faremo nel prossimo episodio, non in questo. Andiamo subito a Picco Verde. Ok, siamo spawnati giusto dove ci sono dei corsieri. Noi non li affrontiamo. Andiamo a trovare Utid, però... Prima mi ritoglierei questo cazzo di abito che fa un casino della Madonna. Blasonica. Ah, guardate quanto è carino questo coso. Proprio molto sensuale. L'ho comprato solo per quello. Vabbè. Un momento. Ah, ok, no. Andiamo, tre proseguiamo. Alberi morti. Come ha detto Vanessa. Vediamo se Utid è passato di qui. Queste tracce portano verso l'altura. Deve essere il Picco Verde. Andiamo. Andiamo avanti.
Speriamo di non trovarci qualche celer morso, visto che in genere stanno vicino alle, diciamo, alle cascate o comunque ai fiumi. Le tracce si interrompono qui. Ora ci si arrampica. Certo. Corri Aloy, corri e zompa. Andiamo. Dai, dai Aloy, dai Aloy. Oppela. Siamo in cima. Andiamo. Bene, ce l'ho fatta. Dove sei finito, Udid? Esamina gli avanzi. Scommetto che Udid si è fermato a vedere se era seguito. Di sicuro ha proseguito. Devo raggiungerlo. Dove dobbiamo andare? Di qui, ok. Domanda, ma dove cazzo siamo? Ah, ok. Continuo a chiedermi dov'è la conquista, la città degli Oseram. Una macchina morta. Utid è andato a caccia. Sì, e ci ha lasciato pure il premietto. Ha preso tutto l'utile. Utid sta raccogliendo parti, forse per le munizioni. Cazzo di smerigli. Ah, smerigli, in cerca di carcasse. Avranno solo delle sonore mazzate. E vaffanculo. Ok, questo precipitando è morto. Non vedo un cazzo, non vedo. Cazzo di albero. Ciao. Boom, preso. Dove sei? Minchia, in due sono venuti. E muori. Ok, è morto pure lui. Torniamo a Udid. Dove è andato? Evidenzia traccia. Andiamo, andiamo. Utid ha abbattuto un razziatore. Un'uccisione ardua, ma utile per le parti. Vedette morte. Altri pezzi per la scorta di Utid. Però ha lasciato i frammenti di metallo qui. Un ponte. La prossima andrà a segno. Utid! Sei giovane come cacciatrice. O io vecchio come soldato. Forse entrambi. Non sono qui per la taglia sulla tua testa, Utid. Credo che tu sia innocente. Innocente? No, andiamo. Se è un tranello, funziona. Hai guadagnato la tua preda. Prendiamo il legno, già che ci siamo. Di certo tranquillo. Parliamo un po'. D'accordo. Parla. Voglio sapere cos'è successo a tramonto. Cos'è successo davvero? Va bene. Per settimane, ad ogni alba nella tendopoli c'era una morte. Accadeva durante il sonno. Vecchi, infermi e giovani. Chi non poteva combattere. Dovevo capire che erano attacchi mirati. Chi farebbe una cosa del genere? Parlavano di maleficio, uno spirito maligno.
ma era solo un uomo. E un veleno silenzioso. Alla fine l'abbiamo catturato. Lo abbiamo portato a Baavas per il giudizio del sole. L'alto sacerdote Baavas. È lui che ha messo la taglia su di te. Sì. Mi ha ringraziato e poi l'ha fatto liberare dalle guardie. Capisci? Ha ordinato lui le uccisioni. Ci hanno attaccato. Ah. Dovevo morire coi miei uomini per dare valore alla loro lealtà. Ho dato 20 anni al sole. Per nulla. Delitti e crudeltà. L'onore, il sacrificio, il vero sacrificio. Quello che i sacerdoti e i sovrani ignorano. Sono una presa in giro. Mo te ne rendi conto? Se è l'onore che cerchi, i Cargia del Sole sembrano affidabili. Un po' spocchiosi, forse, ma affidabili. Quei Cargia razziarono le terre dei Nora. Depredammo ogni cosa. Era il volere del sole. E io eseguii gli ordini. C'è chi fece di peggio. Ma come capitano io... Utid, non importa cosa hai fatto. Io non posso assolverti. Ma i Cargia stanno cambiando e potresti... farlo anche tu. Chissà. Avad non capisce cosa esige il sole dai suoi soldati. Forse lo capisce fin troppo bene. Mi sembra di sentire Marad l'onesto. In effetti. Credo che tu sia un bravo uomo. Ma per quale ragione hai scelto i Cargia delle Ombre e li hai serviti? È stato per Itamen. Era l'unico vero re sole. Itamen è solo un bambino. Sì, ed incontaminato. Credevo fosse puro, ma l'hanno usato. Per la loro fede. Ora capisco. Non ci sono più ombre sotto al sole. Baavas non ha disonorato il mio nome. L'ho fatto da solo, servendo un trono corrotto. Ho conosciuto qualcuno che ti vuole fuori di qui. Una donna, Vanessa. Ma prima dobbiamo lasciare questo posto. Che cosa sei? Sembri una cacciatrice. Dai ordini come un soldato. Mercenari. Credi che diranno che sono innocente? Avresti dovuto restare nelle pianure, Cargia! Le montagne sono nostre! Dei sicari di Kikuk! Quando avremo finito di te non resterà neanche l'eco! Non è stato difficile rintracciarti. Come se ricercassi un ultimo scontro. Non ti sfugge niente. Eccola! Sembra che voglia combattere. Fuori uno. Fuori due. Cazzo. Fuori due. Così, arrivando un'altra squadra. Preso in testa, in movimento. Appena saranno qui. E vaffanculo. Via. E muori. Hai rotto le palle, eh? Sì, ma l'altro che sta facendo? No munizioni. Già finite. Me l'ho scoperto, bastardo. Avanti, possiamo ancora finirli. Sì, domani, eh. E che cazzo. Preso. È ancora finita. Seguimi. Ho raccolto delle provviste più in alto. Buon. Arrampichiamoci. Quindi ci arrampichiamo, ragazzi. Non ho capito perché deve andare prima lui. Cioè, un galantuomo avrebbe fatto il contrario. Salta su.
Afferra quello che puoi finché abbiamo tempo. Ok. Recupera le scorte, va bene. Io prendo più che altro erbe medicinali che ci possono servire. Qua non ci si può arrampicare. Suppongo stia arrivando una macchina. No. Le difese solide sono le più gratificanti da sfondare. Va bene, magnifici. C'è il sacerdote con noi, quindi diamo spettacolo. Ah. Conosco quel cappuccio. Io e Bahavas abbiamo un conto in sospeso. Sarà molto dura. Credo che tu abbia scelto una causa persa. Ah. Non intendo morire oggi, Utid. Io sì. Ma mi stai facendo cambiare idea. Vedo qualcosa. Coglione! Arriva. Preso. Crepa, bastardo. Oh! Attenta! A sinistra! Ciao! Ciao pure tu! Bello! Au! E vaffanculo! Aia! Questo ha fatto male. Per la giustizia! C'è ancora lì. Via! Ah! Scusi, eh! Preso. Mi sa Utid che sei arrivato tardi. Crepa. Preso in testa. Anche tu, vaffanculo. Questo era l'ultimo dei magnifici. Sperava di avere abbastanza carne da macello, Bahavas. Ora speriamo sia fatta giustizia. Verrai con me? Sì. Momento, Di nuovo. Beh, in questo caso lui va a vedere se c'è pericolo. Dai, oppela. Non sarà facile. Bahavas ha ancora la sua guardia personale. Non si preoccupi. Produciamo un po' di frecce che non si può mai sapere. Oh, momento, erba medicinale. Incocchiamone già tre. Aspetta, i mortacci tua, dove cazzo corri? Di qua, possiamo prenderlo. Cassa di scorta, cassa di scorta. Dovrei viaggiare leggera. Damose. Sono dovuto venire di persona per porre fine alla tua sofferenza, Utid, e alla mia. Gli stranieri ci hanno condotto qui, e ora che sono morti, il loro prezzo è molto più accettabile. Ma ora basta con gli aghi. È tempo delle lame. Toglieteli dalla vista del sole! Vabbè, ora ci mettiamo all'ombra, stai tranquillo. Ah! Allora, io ucciderei prima quello. Sanno che sono qui. Uccidete la selvaggia! Che cazzo è? Uccidete il traditore! È crepa! Au! Prendiamo sto coso!
tramonta sulla tua patetica vita. Devi morire. Ok, dammi sto coso. Ti riempio proprio, zio. Ti riempio di piombo. Altro che di piombo, di robaccia, non lo so. Sì, sì, arrampichiamoci. Tanto lo so, vai prima tu. Dai a lui. Qualsiasi cosa ti abbia offerto lui, io la raddoppio. Anzi, di più. No. Sono stanco, Bavas. Le menzogne, la violenza, i tuoi incensi da quattro soldi. Facci un favore e muori. Ho dovuto farlo. Ho dovuto. Via i deboli, o i Cargia delle Ombre saranno spacciati. Che cazzo è, Sparta? Il sole trovi qualcosa di utile fra le tue ossa essiccate. Vediamo che cosa di utile. Bello spettacolo pirotecnico. Alla buon'ora. Ero occupata. Cosa crede sia successo agli esuli di Yun, l'altra banda di mercenari? E dovevo organizzare il passaggio a Meridiana per un ricercato. Scusaci, Utid, cose da ragazze. Ottimo. Giornata davvero intensa. Non pensavo che Bavas cadesse nella sua stessa trappola. La sua morte apre magnifiche possibilità. Ricordi Itamen e Nasadi? Il re bambino e sua madre, sorvegliati come ostaggi a tramonto. Con Bavas morto, nessuno li terrà d'occhio. Voglio portarli via. E tu mi darai una mano. Rapire il re sole dei Cargia delle Ombre non è roba da poco. Non è un rapimento. Vogliono andare a Meridiana, al sicuro. Come fai a saperlo? Mi sono finta damigella di Nasadi. Ha paura. Per lei, ovviamente, ma soprattutto per Itamen. Ora che cosa accadrà, Utid? Tranquilla. Gli hai dato una seconda vita e ne farà sicuramente buon uso. Magari aiuterà Avad a porre fine alla ribellione dei Cargia delle Ombre senza eccessivi spargimenti di sangue. Cosa accadrà a tramonto ora che Bavas è morto? Oh, sarà grandioso. I sacerdoti andranno nel panico. Ci saranno lotte interne, intrighi e tradimenti per arrivare al potere. Ma la cosa migliore è che saranno distratti. Bavas, la tua vita ha portato miseria, ma la tua morte è una nuova primavera. E va bene. Come si fa a portare via Nasadi e Itamen da tramonto? Con Bavas morto, tramonto sarà la parte più facile. Ci penserò io. Il problema sarà attraversare il confine del dominio. Trova il mio amico Wadiv Tredita vicino alla costa marchiata. Ho ingaggiato i suoi per liberare la strada. Dovrai soltanto aspettarmi. Se questo Wadiv ha già ripulito l'area, a che ti servo? Imprevisti, piccola cacciatrice. Qualcosa andrà storto. Va bene, va bene. Allora ragazzi, facciamo una bella cosa. Noi ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione. Ciao a tutti. Solo se vorrai, tesoro. O forse altra scelta. Direi. Sentiamo questo. Volevo essere gentile.